Ciao a tutti, Gugi e Berto della vostra Andrea in Crown su Bayonetta. E lasciatemi dire una cosa, ragazzi, che roba l'ultima volta. L'ultimo episodio davvero è stato davvero particolare. Molto carino, ammetto. Allora, se non sbaglio c'era qualcos'altro da prendere qua. No, solo quello. Sì, forse era solo quello. E quindi ora, ecco, io questa parte qui vorrei capire come funziona. Ovviamente devo evitare queste cose, questa folata di vento, che è sicuramente un nemico, ed infatti è quello che è. Ma penso di averla superata oramai. Entriamo alle porte dell'inferno, il bar gestito da Rodin. Ok, mi sono rifornito un po' di roba che mi serve appunto per evitare di schiattarci male, insomma, per un po' di per rifornire un po' la vita, e poi quando do KO una siringa rossa, comunque sia, ci sta sempre comodo. L'ombra di Bayonetta proietta delle... No, niente, proietta delle ombre della farfalla. Veniva usato durante l'addestramento delle streghe, passandoci sopra per percepire un flebile movimento. Ah, ecco. Così funziona. E ora... Torre di Jormungandr. Jormungandr, non so se si legge in tedesco o in spagnolo, comunque sia non lo so leggere. Qualche combattimento qui sopra mi sa che ci sta, eh. Non vorrei portarmi sfiga da solo. Salvataggio. Qualcosa di brutto. Sì. Devo combatterlo o devo scappare? Chi è? Terza sfera, Ardor, principalità. Ma lui mi insegue. Oh, ah, sì, devo combattere. Poi due, cioè manco uno, per carità. Dovesse farmi male solo uno. Sì, caro. Sì. Quanta vita però. Ti spammo quella mossa finché non ci schiatti male. E beh. Dai però. Che succede? Oh, la luna. Oh. Wow. Quest'arma sarà potente. Oh. Niente, la luna. Ah. Eccolo, qua devo andare. Oh. Sì. Ah, cos'era quello là sopra? Ehi. A saperle le cose. Vabbè. Ok, forse ci siamo. Sì. Ehi. Ok. Dov'è? Questo cosa fa? Sta leva? Addirittura. Ma addirittura qua sopra devo andare. La tosca. Un po' più lontano. Più niente. E va bene, e va bene. Oddio, questi ancora, ma perché? Si è buggato una specie di pipistrello? Boh, o qualcosa che non so.
Ok, è fatta. Oh. Che succede? No, oh, mi sa che devo andare qua su. È bella, non è. Quanto sei lungo, però. Sì, vabbè, siamo capito. Sei cattivo e sei lungo. Ok, ho capito. Ehi! Non mi cascare ora, baio. Ah, ok. Quanto è lunga però sta strada. Which graves within the city? Sulla torre si corre. Aiuto! No! No! No, io dovrei andare fino in cima e morire male. Cioè, ma come faccio ad arrivare velocemente in cima? Madonna, grande. Ok, penso che la parte peggiore sia superata. Cioè, peggiore nel senso della salita. Ecco, meno male che non c'è un quick time event, se no lo sbagliavo sicuramente. Aiuto, questo cos'è? Prima sfera inspired. Trono o troni? Troni, non quello del... E come? Evita e attacca. Oh, sì, evita e attacca, baby. No, l'ho evitato, l'ho evitato. Non mi dire che l'ho mancato perché l'ho evitato. Io neanche ti vedo. Ah, ecco, ti sei là? Bene. Oh! Mina, che sta per terra. Ragazzi, figata! Dove sta? Loccamelo, baio, loccamelo. Apoteosi? Così semplice è stato? Chissà che mi pensavo che era. Il corvo. Vai. Massimo qua. No, forse non ho raggiunto il massimo. E mi sa che abbiamo finito il livello, eh. Anche il capitolo 5 mi sa che è completato. Perché se l'è mangiato, quindi penso sia completato. Uff. Andiamo senza perdere tempo. Hopla, preso il volo anche questo uccellino. Ehi, dai, compari su. Perfetto. O forse non abbiamo ancora finito. Entriamo alle porte dell'inferno, ragazzi. Cosa ci sarà? Dato che gli diamo l'LP. Un altro LP, Oh. Durga, ok. 129.800. Praticamente Durga sarebbe tipo queste che indosso ora, però una di fuoco e una di elettricità, appunto come appunto il nemico. A te ti devo rompere, sì. Un altro frammento di cuore di strega. Tipo, ne raccogli 4, tipo The Legend of Zelda, che c'hai poi dopo tutti quanti, cioè 4 frammenti ti danno un cuore. Mi prendi per il culo? Eh sì, ho fatto la cazzata. Allora, vediamo un po' di fare seri. Mamma mia.
Ok. Andiamo avanti. Penso che oramai ci siamo a sto punto, no? Allora, ed è debole, con un po' di forza dovrebbe cedere facilmente. Molto facilmente. L'entrata visuale si rigira da sola. Cosa? Quindi farà solo? Ok, non ci ho capito niente, quindi non ho, sono rimasto un attimo basito. Ho detto, oh, devo affrontare quel coso ora. Cioè, chiedo scusa per il coso. Sean? The only ones meddling are your hapless minions. This will be taken care of in the manner I see fit. Your assistance is not required. Ok. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Un pochino. Who are you? Non sono vestita da principessa di Izzy. Say my long lost sister. Sister? You've quite the active imagination. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. And now that you've returned, my sleeping beauty, it is time to finish that fight. No. Proprio mo. No time for daydreaming. Oh, grande azione. Fantastico. E pensare che l'ha fatto, che è stato ideato dallo stesso che ha fatto Devil May Cry. Il team è anche lo stesso, quindi insomma direi wow, grande avanzamento di sequenze, di scene di lotta. Davvero bravi. Però vedi, fa un po' strano parlare di lotta di donne, specialmente quando sono vestite in un certo modo. Ma va bene. E ce la siamo finita in questo lì, in questo. No. Non l'abbiamo ancora finito. Ehi! Ti pensavi, eh? Usiamo un mega ciupa ciupa qua. Già, non devi rompere il cappio. Gian, lasciami stare, Gian Sina. Oh, da dove? Eh sì. Oh, con quale potenza poi? Con quale prepotenza? Mi sa che mi serve l'arma che ha fatto coso, Rodan, però non so come, perché in effetti sto un po' corto di aureole, sai. Eh sì. Oh, attenzione, mi sa che forse. Madonna, che combo che stavo a fa e chi mi interrompe? La cutscene, mamma mia.
Cioè, la stavo falciando proprio. La stavo aprendo il culo. Cioè, guarda quanta vita gli è rimasta. E stava a verde, eh. No, vorrei dire. Sì, però, cara, una sola cosa. Ti stavo aprendo come una burger. Uscito male. Non so cosa sto dicendo. Perdonatemi. Ma non lo so. Oh. Dove sei? E in cielo andati? No, in cielo no, cara. No, 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 no. Oggetti. E uno. E due. E ok. E si torna a combattere. Sì. Eccola qua. Grandissimo. Vai così. Ah. Perfetto. Perfetto. Grande. Afraid? Me? This is a waste of my time. You're still not ready. Dopo che ti ho aperto il culo non sono. Nel senso. Ti ho sculacciato, diciamo. No, suona male. Ti ho preso a calci in culo, ecco. Hai il coraggio di dire che non sono pronto. Ah, ok. Perfetto, ho capito, questa è una sequenza. E no. Ma indietro non c'è niente? Sì, c'è anche indietro, ma non ci se la fa andare indietro. Quindi dove dovrei scappare io? Dai, porca vacca. Sì, 3 secondi. Che dovevo fare? Cosa? La caccia alle streghe è finita così. Ecco, ora ci siamo. Perché c'era un modo. Ah, scatenare la bel ventiro ti permetterà di assumere una forma animale e sbloccare misteriosi poteri magici. Ad esempio, se volessi scatenare il potere della pantera e trasformarti nella bestia, saresti veloce come il vento e saresti in grado di superare anche le scogliere più pericolose con facilità. Sì, cazzarola. Porca puttana. Ecco qua, fatto. E questo dovrebbe concludere il capitolo. Wow. È una pantera. È una baionetta e una panterona. Ce lo sapevo. Ce lo sapevo. E quante medaglie devo prendere? E ho già utilizzati, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Premio di pietra. Lo so che faccio schifo, però. Ah, ok, è mancato. Niente, però 51. Punteggio 51. Molto, molto bene. Anche se penso che ci siano molti più capitoli di 6, anche se ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine, un'altra decina di capitoli. Penso che un'altra decina di capitoli buoni ce li abbiamo. Comunque sia Cuggi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Bayonetta. È un pochino più lungo di quanto mi aspettassi, però poi taglio le parti inutili, quindi verrà un pochino più corto. Però fa niente, io vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!